Chiudiamo con il Gioiosa Ionica, mister Logozzo con noi. Buonasera mister, ben ritrovato su Stadio Radio. Buonasera a voi. E allora, questo Gioiosa continua zitto zitto da qualche anno, da qualche tempo, a starsene intrufolato lassù. È una bella sensazione, eh? Sì, è bello stare in alto, è bello di divertirsi. Vogliamo divertirci, noi quello che vogliamo fare, la società che ti piace costruire. Noi vogliamo, per quanto ci riesce, dare fastidio ai vari squadroni che vanno a costruire di anno in anno. In settimana c'è stata l'uscita di Misogano, che è andato a Locri, ma sono arrivati altri giocatori. Già ieri avete giocato, quindi sabato, la partita vincente contro il Melicucco, il banco di prova contro il Brancaleone. Ecco, come dire, questa partita che si sta per avvicinare potrebbe già essere il primo crocevia della stagione del Gioiosa Ionica, per capire dove potrà spingersi questa squadra, non tanto sotto il profilo del risultato quanto sulla cosiddetta prestazione. Sì, assolutamente, la partita di domenica prossima contro il Brancaleone sarà una sfida importante, giusto per capire effettivamente la nostra voglia, le nostre ambizioni, se effettivamente vogliamo dare fastidio in alto e puntare alla zona playoff. Certo, è ancora troppo presto per fare calcoli, però è una partita importante che vogliamo ben giocare, vogliamo fare sicuramente bella figura. Bene, l'ultimissima domanda, voi siete praticamente quasi in mezzo a questo progetto in promozione di comprensorio, perché c'è il Mammola, c'è il Marina di Gioiosa, ed effettivamente tra i due centri in mezzo c'è proprio Gioiosa Ionica. Questa situazione, magari anche sotto il profilo dei giovani, ha avuto un riverbero verso di voi, nel senso qualche giovane che magari avevate attenzionato ha preferito prendere altre strade, oppure al momento, tra virgolette, è sempre sotto un profilo sportivo, non c'è stata collisione? Ma no, assolutamente. Noi i nostri giovani ce li abbiamo per fortuna in casa, quindi ce li avevamo già dentro. Abbiamo solo preso due ragazzi, uno di Roccella e uno di Siderno, che hanno sposato appieno il nostro progetto, e molti altri che avevamo cercato hanno preferito fare altre strade, però i nostri obiettivi, che erano quelli iniziali, li abbiamo raggiunti alla fine del mercato, acquisendo sia Gliotti sia Piscioneri, sì. Però diciamo che il grosso del materiale ce l'avevamo già in casa. Abbiamo sì perso Misogano, perché non si può rifiutare una piazza come Locri, e quindi era anche giusto dare al ragazzo un premio per la sua professionalità, per la sua maturità, per la voglia che metteva in campo. Gli è capitato questa grossa occasione e gliel'abbiamo fatta sfruttare. Però abbiamo acquisito, dico, due grossi giocatori, e un altro, anche Papandrea, che al momento è infortunato, che abbiamo preso dal Cavologna, che ci daranno una grossa mano per tutto il campionato.